ci fa santi e immacolati, che ci fa santi e immacolati. Che viviamo nella a noi che viviamo nella tristezza peccato, e nella fatica del peccato, Maria, ci dona la Vergine Maria, tutta pura e libera dal peccato. Il suo sì alla volontà di Dio ci ha spalancato le porte del paradiso, ci ha donato la salvezza e la possibilità di vivere già oggi da risorti. Continuiamo questo tempo di avvento chiedendo alla Vergine il dono della conversione. Affidiamoci a lei e diciamo una volta per sempre no al peccato e sì alla grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, Gloria, Gloria.
Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come ad Adamo, anche a noi Dio chiede: dove sei? Egli non disprezza la nostra condizione, ma sempre viene a cercarci per amarci e renderci liberi. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. In questo inno San Paolo ci fa capire che ogni essere umano è creato da Dio per la pienezza di santità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà e lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà,
a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Ognuno di noi, obbediente alla volontà di Dio, potrà vedere realizzato in sé il progetto di amore della creazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo chiamerai alla luce, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi, in mezzo a questo tempo dell'Avvento, il Signore, la Chiesa ci mette questa solennità della concezione della Beata Vergine Maria, dove la Chiesa ricorda
questo concepimento della Madonna, che è stata preservata del peccato originale, perché? Perché la storia che Dio aveva pensato per questa ragazzina era che sarebbe stata la madre di Dio, la madre di Gesù, e per mezzo di questo fatto entrasse la salvezza nel mondo per noi. E a me colpisce, fratelli, sorelle, queste letture, perché nella Genesi troviamo una domanda: dove sei? Dopo che l'uomo ha mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e le disse: dove sei? Oggi forse anche noi il Signore ci dice: dove sei? Dove sei? In quali pensieri sei? In quale momento della tua vita ti trovi? Ci troviamo? In quali pensieri? Forse, fratelli, noi ascoltiamo molto a questa serpente della Genesi. Questa serpente che ci dice: guarda che la tua storia non va bene, guarda che ti poteva capitare meglio, guarda che quei figli non sono come tu li hai pensati, guarda che i tuoi genitori stanno sempre lì dietro di te, guarda che la storia non va bene per te. E noi ascoltiamo continuamente questa serpente della Genesi e facciamo un dialogo con questa serpente. È vero, hai ragione. E cominciamo a sparlare, cominciamo a giudicare, cominciamo a non accettare gli altri e arriviamo a non accettare anche a noi stessi. E quando hai fatto quello, il serpente ritorna e gli dice, adesso fatemi trovare, che hai fatto? Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Quando facciamo dopo le cose che vi ho detto, dopo viene di nuovo il demonio e ci dice: cosa hai fatto? Non dovevi farlo, ma guarda che adesso Dio non ti ama, Dio questo, Dio quest'altro. In fondo il serpente mette questa paura all'uomo. Tu hai paura? E di cosa hai paura? Di cosa abbiamo paura, fratelli? Di non arrivare a domani? Di non avere i soldi? Di cosa abbiamo paura? Ma quella paura da chi ti viene? La paura, fratelli, ci viene dal demonio. Quella paura che non ci fa stare bene, che non ci fa stare tranquilli, quella paura ci viene dal demonio. Perché? Perché con quei pensieri ci allontana da Dio. Ma quello che questa liturgia ci vuole far ricordare, fratelli, è essere grati e avere l'atteggiamento della Vergine Maria a questo annunzio dell'angelo: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Nella Genesi c'è pure un altro angelo, l'angelo delle tenebre, che fa questo dialogo con la donna. Dice: guarda, Dio ti ha detto di non mangiare da tutti gli alberi, ma lo mangia, mangia, perché se mangi di questo sarai come lui. Nel Vangelo c'è il dialogo della donna con un altro angelo, con l'angelo della luce, che ci porta la buona nuova, la buona notizia: rallegrati piena di grazia. E noi? Ah, oh, sì, fa freddo, andiamo a messa. Non voglio. Facciamo questo per il catechismo? No, fanno gli altri. Annoiati e stanchi della vita. Ma quando qua il Signore ci vuole dare una buona notizia: rallegrati, il Signore è con te. Con te, con me, fratelli. E ci invita a una cosa: ad avere fiducia in Lui, ad avere fiducia nel Signore. Maria non capiva come
si sarebbe, se fosse, come si dice, se sarebbe, se fosse realizzato questo evento della nascita e della concezione, del concepimento? Ho detto bene? Ecco, così siete attenti anche voi, se no. Non sapeva come si sarebbe fatto questo, ma è entrato in questa volontà anche se non capiva. Anche se non capiva. È entrato in questa volontà, in questo progetto di Dio che ha per ognuno di noi. E io molte volte lo dico, fratelli, quando sono venuto in Italia, il Signore mi portai a Macerata, al seminario, io non capivo perché. Lasciando mamma malata con il Parkinson, non voleva che io venissi in seminario, papà l'accettava più o meno, no, era contento papà, però non avevo vissuto mai con lui. E stando qua, ogni tanto mi arrivava una telefonata della mia sorella, mi diceva mamma è malata, mamma non cammina più, mamma questo, mamma quest'altro, mamma è morta. Non capivo quei fatti, perché? Perché, Signore? Perché non mi fai stare con mamma in quei periodi? Non capivo. Dopo che sono andato al funerale, che non sono arrivato in tempo, è tutta una cosa, sono tornato qua, dopo mi arrivai la notizia di papà che era morto e tutto, Perché? Perché e perché? Incredulo, non capivo. Però il Signore, vi assicuro, mi ha donato la grazia di entrare in quella storia senza rivelarmi. E accettai quella storia, con difficoltà, ma l'accettai. Oggi comincio a capire il perché di quello. Fratelli, se questa parola si è compiuta nella Madonna, se si è compiuta più o meno in me, perché non si può compiere in te? E perché non ci possiamo fidare del Signore, delle cose che ci presentano? Dei catechisti che ti dicono, guarda, vieni, fai questo che e ti farà bene. De Dio che ti fa, che ti segna la storia, e noi possiamo leggere la storia attraverso la scrittura. Cosa ci marca Dio nella nostra vita? E questo, fratelli, entriamo in questo ringraziare il Signore per la nostra vita, per quello che abbiamo e per quello che non abbiamo. Ringraziarlo sempre. Eccolo lì. La gratitudine ci aiuta a essere uomini liberi, a poter dialogare sempre con il Signore. E già noi qua possiamo essere come la Madonna, santi e immacolati, come diceva la seconda lettura. Santi immacolati nell'amore. Entrare in questa ottica della vita dove lo Spirito Santo scenderà su di noi, può scendere questa Eucaristia, se tu lo vuoi, può scendere lo Spirito Santo in questa Eucaristia e farti un uomo, una donna libera. Non più schiavo, non più dipendente degli altri, degli affetti, dei soldi, delle sicurezze, no, libero. La tua anima che vuole andare con Dio. È a questo, fratelli. Perché alla fine del Vangelo dice, ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. Se Dio non ha avuto degli interventi forti nella tua vita, forse li hai visto negli altri. Ecco cosa vuol dire, la tua parente Elisabetta è incinta. Che anche Dio agisce in altre persone. E quello ci aiuta anche a noi a vedere che Dio esiste. Perché, fratelli, Dio c'è. Dio esiste. E ci invita ad avere fiducia in Lui. Siamo grati, riconoscenti al Signore, che ci ama, che ci vuole bene, che ti ama così come sei, in quella condizione nel quale ti trovi, ti ama. Nessun altro ti amerà fuori di Lui. Perché tutti quanti noi, tutti quanti, io per primo, siamo di quelli che cerchiamo i nostri propri interessi. Io li parlo a lui perché lui mi dà la sua amicizia. Io li parlo a lei perché lei, è così. E sempre stiamo cercando e cercando. Ma con Dio, fratelli, siamo liberi di amare a tutti quanti. Per questo, fratelli, accogliamo questo annunzio dell'angelo. E diciamo come la nostra madre Maria, ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. Che avvenga in te
Abbiamo questo desiderio nel nostro cuore, che Dio possa fare la sua volontà in ognuno di noi. Perché entrando nella volontà di Dio saremo felici. Entrando nella volontà di Dio saremo nella pace. Per questo, fratelli, ringraziamo Dio, continuiamo la nostra Eucaristia, che il Signore ci aiuti e ci protegga sempre. E basta. Fratelli, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, affidiamo al Signore, per intercessione di Maria Immacolata, il grido del mondo che soffre e geme. Diciamo insieme, per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci Signore. Per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci Signore. Per coloro che esercitano un ministero nella Chiesa, perché nell'affidamento quotidiano all'Immacolata trovino ogni giorno nuova forza per vivere e servire il Vangelo nella gioia, preghiamo. Per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci Signore. Per noi ragazzi della Cresima, fa, o Signore, che per mezzo del Tuo sacramento possano suscitare dai nostri cuori scelte coraggiose e risposte generose per edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa. Fa che la nostra Cresima sia per sempre e continui tutti i giorni. Rendici tutti portatori e partecipi della Tua parola. Preghiamo. Per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci Signore. Per quanti sono ricoverati negli ospedali, nelle case di riposo, per chi è malato nel corpo e affaticato nello spirito, Maria, Madre Celeste, doni loro conforto, coraggio e protezione. Preghiamo. Per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità eucaristica, perché affidandosi allo Spirito Santo cresca nella vera pietà e da Maria, tua madre, apprende il servizio disinteressato ai fratelli. Preghiamo. Per Maria, madre tua e madre nostra, ascoltaci Signore. Ti benediciamo, Padre Santo, per la maternità della Beata Vergine Maria, alle quale tu hai affidato il nostro mondo, perché tutti accolgano il dono di Gesù, tuo Figlio, e nessuno vada perduto. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. In piedi. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa. Sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, e splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che togli i nostri peccati e sopra ogni altra creatura, l'hai predestinata per il tuo popolo sublime modello di santità, avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Thank you.
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza per mezzo dei profeti, hai insegnato a sperare della salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo, a compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Spirito Santo a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna, Egli, venuto nell'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunziò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il corpo e il sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Nazareno, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberati dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo al male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui, in modo singolare, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni avvisi, fratelli. Don Fabio vi ringrazia per le preghiere. Lui sta in una, come si dice, miglioria, sta migliorando, però la guarigione sarà molto lenta. Ringrazia per le vostre preghiere e chiede ancora di continuare a pregare per lui. Poi, inoltre, domenica prossima alle 17 a Casete Verdini viene a trovarci il nostro vescovo con alcuni genitori del catechismo, anche con i ragazzi del catechismo. Abbiamo cominciato a rispondere alle domande che ci ha dato per questo del sinodo. Fratelli, sarebbe bello venire tutti a dire quello che pensiamo e che il nostro vescovo ci ascolti. Quindi sotto la croce là c'è un cestino con le domande, per chi non l'ha preso la domenica scorsa la può prendere adesso, e così ci riporta le risposte. Altro non mi ricordo. I ragazzi dell'oratorio hanno preparato il mercatino del Natale, quindi uscendo potete acquistare, se volete, per decorare la vostra casa. Altro penso che... Vi do la benedizione solenne di questa solennità, che la Madonna ci accompagni, ci protegga, a noi che siamo i suoi figli. Chinate il capo per la benedizione e rispondete forte Amen. Ok? Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del tuo Figlio, nato dalla Vergine, hai redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Più forte. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A voi tutti che celebrate con fede la festa dell'Immacolata Concezione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie. Buona festa e buona giornata.